Quello di Emergenza Sorrisi è un progetto che affonda le sue radici nella grande esperienza e passione del suo fondatore, il dottor Abbenavoli. Ci vuole raccontare da dove siete partiti e l'importanza del percorso fatto finora? Sì, noi siamo partiti, ormai sono dal 2007 che come organizzazione lavoriamo in numerosi paesi, nel Medio Oriente, Africa, e sempre con l'impegno dei nostri volontari che gratuitamente offrono la loro elevata professionalità, medici, infermieri, tutti specialisti con un bagaglio di umanità incredibile, perché ovviamente noi dobbiamo andare in questi paesi, ridare il sorriso ai bambini e alle loro famiglie e essere, e questo per noi è fondamentale, degli ospiti graditi. Il nostro percorso è un percorso che al di là dell'aspetto medico appunto e di elevata professionalità è un percorso umano, dove noi riceviamo tantissimo da questi bambini, da questi sorrisi che noi riusciamo a recuperare, e ci occupiamo quindi di interventi sul labbro, sul palato, ma nel corso degli anni abbiamo aumentato il nostro range di azione, interessandoci anche di trattare i bambini con ustioni, di trattare i bambini con esiti di purtroppo eventi bellici. Operiamo spesso in Iraq, in Afghanistan, anche in Pakistan, dove ci stanno queste sequele a carico della popolazione civile, e ci occupiamo anche di quello che è un problema importantissimo, la cecità, che è collegata alla cataratta congenita, che se non trattata porta a un difetto perenne della vista di questi bambini. Aspetti funzionali, estetici e ricostruttivi della chirurgia del labbro è il nuovo corso FAD di Emergenza Sorrisi in collaborazione con Sanità Informazione per tutto il personale sanitario, per condividere il nuovo di Emergenza Sorrisi a livello internazionale anche grazie al web. Ce ne può parlare? Sì, questo è un percorso diciamo che riteniamo obbligatorio a questo punto. Noi abbiamo, devo dire, un'incredibile esperienza quando raggiungiamo questi paesi. Ovviamente noi lavoriamo con i medici locali, troviamo già dei medici che sono presenti e che lavorano con noi da anni, che hanno acquisito anche una grossa professionalità, una grossa capacità di trattare questi casi, ma troviamo sempre dei casi nuovi che non è facile incontrare nei nostri contesti. Partendo da questi presupposti, da questa grande esperienza che noi in tanti anni, noi medici, abbiamo acquisito in questo tipo di chirurgia, abbiamo pensato, in collaborazione appunto con una grossa azienda che si occupa proprio di questo, di creare dei corsi FAD. Questo è il primo di una serie lunga, spero, di questi corsi, che porterà ad avere una maggiore consapevolezza e conoscenza dal punto di vista sia teorico che tecnico di questa, che è una patologia non molto frequente nei nostri contesti, ma che in tutti i casi è presente. Questo primo corso si occupa in particolar modo, e grazie appunto al web, che è un ottimo sistema di diffondere cultura e informazione, è un corso a 360 gradi che offrirà ai medici e agli infermieri che saranno interessati a seguirlo un approfondimento e anche una conoscenza di quelle che sono le più recenti tecniche e metodiche di approccio sull'ambito.